Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi cambiamo la batteria a questa Audi A3 gasolio turbo diesel. Ovviamente la procedura è similare a un po' tutte le macchine. Ovviamente ragazzi, vostro rischio e pericolo: se non sapete dove mettere le mani, non le mettete. Se avete paura di fare dei danni, andate da un meccanico, da un'elettrauto. Questo video è solo per condividere quello che è stato fatto, quindi ognuno si assume le responsabilità ovviamente di quello che fa. Questa batteria era una 74 ampere, su un motore così grossotto, così vecchiotto, è sottopotenziata. Abbiamo deciso di montare una batteria da 95 ampere, quindi più grossa. È vero che è più grossa, quindi nell'alloggiamento non entra in maniera perfetta, però poi la resa è diversa. Infatti la macchina parte con uno spunto maggiore, parte immediatamente, ha meno difficoltà anche a freddo di messa in moto, si mette in moto in un balzello. Bisogna semplicemente levare due morsetti più e meno. In questa macchina c'è soltanto un fermo, appunto qui su un lato, con una chiave del 10, e la batteria si sfila. È una mossa semplicissima e poi non si fa altro che rimettere la nuova. Ora qui andrà fatta una piastrina diversa, perché avendo montato una batteria più grande, diciamo che la nuova non arriva perfettamente a combaciare nello stesso punto della batteria originale, quindi quella più piccola, e quindi andrà fatta una piastrina leggermente piegata perché non arriva a toccare il fondo. Ovviamente occhio al più e al meno, ma quello insomma mi sembra scontato, ma di scontato al mondo d'oggi non c'è niente. Una cosa, io vi lascio in descrizione, ordinate per qualità prezzo e per amperaggio, le batterie consigliate che trovate su Amazon, Corriere Espresso o Spedizione Prime, quindi direttamente con Amazon. Io mi sono sempre trovato bene ad acquistarla in questa modalità, quindi non vedo perché non consigliarlo. Se avete domande o dubbi, chiedete pure qui nel box dei commenti. Io vi lascio al video integrale, non ci sono tagli, non ci sono niente, anche perché dura pochissimo, sono 4 minuti. Ciao, al prossimo video.